E bene, Nino, che non sono in pensione, ma per ora ho diversi ruoli e mi ero prefissato di evitare di fare il giornalista proprio perché sono impegnato in altre cose. Potrebbe esserci qualche conflitto di interessi rispetto a quello che oggi è il mercato della politica e noi ci stiamo mettendo. Ecco, una pietra su a questa politica verremmo fare un altro genere di politica, ma dato che si tratta di No Parrucca, mio fratello amico, sono venuto personalmente a intervistarti per questa ennesima edizione di Artigianato del Natale al Teatro Politiano. Grazie, grazie tanto. La nostra amicizia è superiore a ogni cosa secondo me. Ogni politica. Poi le politiche le cose hanno la loro importanza che sicuramente si mangia anche di politica. Però pensiamo all'artigianato. Esatto noi oggi abbiamo aperto le porte agli 30 artigiani del settore artistico tradizionale di qualità. E il pubblico ci ha premiati. Guardate che la gente che è venuta oggi al Teatro Politeama sono state migliaia e migliaia di persone. Al primo giorno non ce l'aspettavamo. E il risultato è sempre la qualità del nostro prodotto. La gente quest'anno farà il regale di Natale con i prodotti tipici siciliani dalla ceramica che voglio dire, alle, alle, alle scialle, ai foulard, il, al corallo, alla biancheria, all'argento, tanti altri articoli che sicuramente saranno un regalo di qualità. E noi puntiamo sulla qualità. Siamo in HD pure, perciò di conseguenza non potrebbe essere chi è di qualità con Francesco Panasci accanto. E lui non sarebbe qua se io non facessi un prodotto di qualità. È vero, è vero. Tra l'altro, bisogna dire a chi ci sta ascoltando che anche la serie è un'occasione importante per guardare questo teatro illuminato in un certo modo. Quindi, non è che capita tutti i santi giorni di vedere il teatro vestito in festa, possiamo dire. È stato in, cioè, autofinanziato da me e dagli nostri artigiani. L'illuminazione del teatro, Bloodiamo, è frutto degli artigiani. Ah, ecco. Io in prima linea ma comunque l'abbiamo fatto noi per rendere felice la gente che ci viene a trovare al Palermo perché la luce, l'illuminazione è, è gradevole, è, 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 è gioiosa, sì. ecco di conseguenza voglio condividere con gli altri questa, questo momento così particolare. Senti, Rino, è vero che ogni anno è sempre più faticoso mettere su squadra autorizzazioni e quant'altro e noi vorremmo con l'HD anche combattere questa burocrazia lenta, questo fatto che un'impresa per portare e fare impresa deve essere tutto più snello, tutto più facile, tutto più operativo proprio per far crescere questa Sicilia. Sono d'accordo con te, purtroppo la burocrazia c'è, non possiamo dire che non c'è, comunque io penso sempre al risultato finale. Il risultato finale è che sono qua, grazie anche a un gruppo di amici che mi hanno dato una mano e di conseguenza siamo qua superando ogni cosa, ci dimentichiamo del passato e voglio pensare a questo mese che sia un mese di felicità per tutti e che, ripeto a dire, qui ci sono 30 artigiani, il che significa 100 persone che faranno un buon Natale, che 30 artigiani con il loro personale, con il personale che è qua. Grazie alla fondazione che mi ha dato la concessione, grazie all'impegno che ho preso io e alla gente che lavora dentro la fondazione, faremo un bel Natale. Beh, allora auguri a tutti, auguri grazie, a tutti i nostri spettatori e che sia un Natale in HD. Sicuramente, ciao.